Dunque, di recente mi trovavo a spulciare Amazon Web Services e anche Microsoft Azure per quanto riguarda macchine virtuali, storage in cloud e soprattutto su quest'ultimi. Non ho capito. Una beata minchia! E quindi ho pensato, quanti di voi hanno spulciato questi servizi cloud? In particolare, come avete letto dal titolo sugli storage, e non hanno capito nulla. Beh, se vi siete trovati o vi state trovando in questa situazione, continuate a guardare. Quando si parla di storage in cloud, ci sono generalmente tre diverse declinazioni: file storage, block storage e infine object storage. La documentazione di Amazon o anche quella di Microsoft è scritta secondo me piuttosto male e sembra fatta più per vendere un prodotto piuttosto che informare. Un po' meglio fa IBM, ma ancora una volta ci sono dei problemi. Perché non mi permettevano di capire appieno le differenze di base tra file storage e block storage. E le differenze ci sono. Object storage, alla fine, vediamo che è tutt'altra cosa. Prima di procedere, dobbiamo fare alcune considerazioni. E visto che parliamo di storage in cloud, partiamo da una cosa di base. Io userò il termine macchina virtuale per indicarmi anche a un server, perché con i servizi cloud si possono anche settare macchine virtuali e molte di queste soluzioni che andiamo a vedere si possono benissimo utilizzare anche per le macchine virtuali. Tuttavia, potete sostituire il termine macchina virtuale con un server o una workstation fisica, cioè fatta di vero duro metallo, hardware. Detta questa cosa, iniziamo da una semplicissima definizione. Sto parlando di Directly Attached Storage. Questi sono dei sistemi di archiviazione di massa collegati direttamente all'interno della macchina virtuale, dove di solito ci sta il sistema operativo e altro. Notate bene che non ho detto hard disk, SSD, non volatile memory, eccetera, eccetera, ma sistemi di archiviazione di massa. Questo perché un disco fisso è uno dei tanti modi per ottenere l'archiviazione di massa, ma nessuno mi impedisce di, che so, prendere 4 hard disk da 12 terabyte ciascuno, metterli in RAID e far finta che sia un unico grande disco virtuale. Quindi dobbiamo separare lo storage, cioè l'archiviazione di massa, da quelle che sono poi le implementazioni, gli hard disk, SSD, perché l'hard disk è uno dei tanti modi per ottenere un archivio di un sistema di archiviazione di massa, ma possiamo avere una pendrive, nastri magnetici, perché queste, come dicevo poco fa, sono tutte implementazioni. Questo perché se io volessi avere un sistema di archiviazione di massa di un petabyte, e se non sapete cos'è un petabyte, sono 1024 terabyte, non c'è alcun disco fisso, SSD, penna USB o stella di Rosetta che riesca a raggiungere quella capacità. Almeno nel 2024, poi fra 100 anni vedremo. Quindi, quello che si fa è di unire diversi sistemi che poi vengono visti dal sistema operativo o dall'utente come un qualcosa di unico, come una bella grandissima famiglia unica. Detto ciò, passiamo a quello che si contrappone a DAS, il NAS, Network Attached Storage, per capire la vera differenza tra NAS e gli altri sistemi che poi vediamo dopo, dovete mettere da parte quello che sapete sui NAS e far finta che non avete mai sentito, che siete dei neofiti. Il NAS è un sistema di archiviazione di massa che mette a disposizione nella rete un file system. E questa cosa è cruciale, quindi è importante. Viene implementato come un piccolo server a cui vengono connessi diversi hard disk e
i client vedono tutti questi dischi come se fosse un unico file system. Per accedervi esistono principalmente due protocolli: SMB, che è quello utilizzato maggiormente su Windows, e NFS, usato principalmente in sistemi Unix e simili. Quindi un NAS mette all'esterno un file system. Fine della storia. Ecco perché viene chiamato file storage, perché un file system gestisce file, directory e tutta la loro gerarchia. Quindi, essendo che c'è un server che gestisce le operazioni di scrittura e lettura, diversi server o diverse workstation o macchine virtuali che siano possono accedervi e fare delle operazioni contemporaneamente senza incasinare il mondo. E quindi, quali sono i punti a favore di un NAS? Ottimo per condividere file. Se per esempio stiamo facendo un programma, non c'è bisogno di scrivere del codice aggiuntivo per salvare un file. Questo perché per un programma scrivere all'interno di un DAS o di un NAS è la stessa cosa. Ma il NAS ha degli svantaggi. E questi svantaggi sono gli stessi svantaggi che ha portato alla, diciamo, ideazione e implementazione degli altri due modelli di cloud storage. Principalmente il problema del NAS è il fatto che la sua scalabilità è limitata. E quindi qual è l'alternativa? Si chiama Storage Area Network. Praticamente, anziché avere dei dischi connessi a un piccolo server che espongono un file system, la soluzione alternativa è quella di connettere diversi dischi insieme per creare un disco virtuale unico. Questo disco virtuale non è direttamente collegato a un server, ma è connesso attraverso la rete, cioè esposto nella rete. Questo è il motivo per cui viene chiamato Storage Area Network, perché è una rete di sistemi di archiviazione di massa che viene visto come un unico grande disco virtuale dalle varie virtual machine. Se siamo in ambito Linux, questo SAN viene visto come un dispositivo, uno di quelli che troviamo nella directory dev, che può essere poi partizionato, formattato e infine montato. Questa è la differenza sostanziale con il NAS. Da un lato abbiamo un server che espone un file system fatto e finito. Da un'altra parte abbiamo un sistema che espone un disco a blocchi virtuale. Ecco perché si chiama block storage. E se non sapete cosa sia un dispositivo a blocchi, beccatevi questo video che ho fatto diverso tempo fa sui sistemi operativi, dove lo spiego bene. Ma il fatto di avere un disco enorme a blocchi sulla rete non è lento? No, perché questo genere di soluzioni non usa Ethernet o addirittura Internet, come c'è, perché sarebbe troppo lento, ma usa roba molto più veloce e più complessa. Infatti esistono diversi protocolli. ISCSI, che si chiama Internet Small Computer System Interface. Questo protocollo permette di trasmettere i comandi SCSI, che sono quelli per gestire i dischi all'interno del nostro computer, su delle reti, consentendo ai server di accedere ai dispositivi storage nella Storage Area Network come se fossero collegati localmente. ISCSI è famoso e noto per la sua flessibilità e capacità di integrarsi con infrastrutture rete che già esistono. Però ci sono altre soluzioni. Abbiamo Fiber Channel over Ethernet. Praticamente si prendono i dati all'interno, che passano all'interno di Fiber Channel, e vengono passati all'interno di pacchetti Ethernet, combinando i vantaggi di entrambi i protocolli. Questo approccio consente di utilizzare le reti Ethernet per trasportare i dati ad alta velocità, che sono tipici dei fiber channel, che usano, come il nome suggerisce, la fibra ottica. Poi abbiamo NVMe Express over Fabrics. Questo protocollo è progettato per sfruttare appieno le prestazioni delle memorie non volatili. Praticamente estende l'architettura che gira intorno a queste non volatile memory al di fuori dell'interfaccia PCI Express, permettendo la connessione di dispositivi di storage di questo tipo su reti Ethernet,
Fiber Channel o addirittura InfiniBand. Parlando appunto di InfiniBand, è una tecnologia di comunicazione ad alta velocità che offre bassa latenza e una ampia larghezza di banda, rendendola ideale per questo genere di applicazioni. Infatti, InfiniBand è spesso utilizzato in ambienti di calcolo ad alte prestazioni, i famosissimi HPC, e può essere integrato nel Cloud Block Storage per fornire accesso rapido ai dati. Un'altra implementazione importante del Block Storage è quella di Amazon, che si chiama Amazon Elastic Block Store. Questo IBS utilizza protocolli proprietari dell'azienda, ottimizzati per garantire l'integrazione con gli altri servizi di Amazon Web Services, e offre alte prestazioni e scalabilità. Attraverso il Block Storage si possono raggiungere dischi virtuali di dimensione altissima, con una latenza molto ridotta. Ma c'è un problema: server diversi non possono scrivere sullo stesso Block Storage fatto in questa maniera. Pensateci un pochettino. È la stessa cosa di avere un disco fisico collegato in SATA, però questo è collegato a due computer. Cioè, sarebbe un macello. Si scriverebbero una sopra l'altro. Ed è per questo motivo che quando si hanno block storage grandissimi, ai vari server o virtual machine vengono assegnati dei numeri logici unici, o in inglese logic unique number, una sorta di partizionamento a cui assegnare a ciascun server una partizione logica che poi può gestire come gli pare, la formata, la partiziona, fa come gli pare. Ovviamente una cosa importante che devo dire, che non ho scritto in manco nel copione, è che quando parlo di partizionamento tramite i logic unique number non parlo di partizionamento a livello di disco. È un'altra cosa, perché io posso prendere questo block storage, lo divido a fette per creare diverse numeri unici logici, e poi lo assegno a un server o una macchina virtuale che poi posso formattare, partizionare. Cioè, io ho utilizzato il termine partizionamento per le LUN, ma sono due cose diverse rispetto alle partizioni che noi facciamo con i dischi fissi. Poiché nel block storage non c'è un server che espone un file system, ma viene esposto un dispositivo a blocchi come quelli simili ai directly attached storage, spesso questo genere di soluzione a volte viene definita serverless, ovvero senza server. Amazon ha la sua implementazione, come dicevo poco fa, chiamata Elastic Block Storage, che costa parecchio. Adesso parliamo di Object Storage. Prima di tutto, a differenza di File Storage e soprattutto di Block Storage, un Object Storage può anche non stare sulla stessa rete. Infatti, avere un block storage connesso attraverso internet e non utilizzando uno di quei protocolli ad alta prestazione visti poco fa non avrebbe molto senso, sarebbe molto lento e si perderebbero tutti i vantaggi per i quali questo genere di sistemi sono stati sviluppati. Avere un NAS al di fuori della rete locale, sì, si può fare, magari, che so, crea una VPN, ma anche qua la reattività si perde, soprattutto quando si fanno determinate applicazioni che devono costantemente scrivere e leggere dei dati su questi NAS. Se c'è una alta latenza, tanto vale farsi una copia in locale dei file e continuare a fare quello che sta facendo. Ma anche qua, se mi devo fare una copia in locale dei dati, perdo i vantaggi di avere un NAS, che infatti molto spesso le aziende, ma anche qua in casa nostra, ce l'abbiamo all'interno di una rete locale. Ed è qui che Object Storage entra in gioco, perché si assume che noi non dobbiamo leggere e scrivere i dati costantemente, cioè non abbiamo tipo dei programmi che devono agire sui file. Quando ci servono, facciamo una copia in locale, come dicevo poco fa, e li utilizziamo. Per questo motivo, la quasi totalità dei hosting di file, come Google Drive o quello che uso io, Mega, usano questa tecnologia Object Storage. La seconda differenza sostanziale di un Object Storage rispetto agli altri due è che è completamente diverso, cambia il paradigma con cui i dati vengono organizzati, proprio si contrappone
al concetto di file system. Ricordiamo che sia file che block storage utilizzano un file system. Riassumendo in breve le differenze fra questi due è che da una parte il NAS, ovvero il file storage, ha un file system che gestisce direttamente il NAS stesso, mentre nel block storage è la macchina virtuale a cui esso è attaccato che gestisce il file system. Ma alla fine ci abbiamo un file system. Invece object storage non ha un file system, o comunque non ha un file system come lo intendiamo noi e come magari abbiamo spiegato in questo video. I dati non vengono organizzati in file, dimenticatevi i file, e quindi non essendoci file non ci sono neanche le directory o le cartelle come dir si voglia, perché se non lo sapete in molti sistemi operativi non c'è una vera distinzione fra directory e file, sono la stessa cosa. Infatti, da quando io ho parlato di object storage, non ho più parlato di file, ma di dati. Il concetto di file è strettamente collegato al concetto di file system, perché ha un formato, il file delle proprietà e tante altre belle cose. In object storage si parla di blob, ovvero di binary large object, che è una sequenza di byte che può essere organizzata come un file, oppure potrebbe anche non essere organizzata come per esempio delle letture prese da sensori, dei log o lo stream di telecamere e di videosorveglianza. Quando parlo di stream non parlo di stream in tempo reale, ma magari di registrazione di telecamere e di videosorveglianza. La cosa carina di un object storage è che ogni oggetto può avere qualsiasi tipo di metadata definiti da noi utenti quando noi creiamo un nuovo oggetto. A ogni oggetto viene assegnato un identificativo, quindi un ID, e tu puoi accedervi utilizzando questo ID che ti viene assegnato. Ma ancora non vi ho detto una delle caratteristiche principali dell'object storage. L'ho accennata? Ma non vi ho detto quali sono le sue implicazioni. Non essendoci le directory, tutti gli oggetti stanno sullo stesso livello e quindi non c'è una vera e propria gerarchia di dati o di file, chiamateli come volete, e tutto sta proprio lì, mischiato, tutto insieme. Questo può sembrare una cosa a suo svantaggio, ma in realtà è la caratteristica principale di un object storage, la caratteristica voluta. Non essendoci le directory, si eliminano tutti i problemi di latenza che hanno i file system gerarchici. Se nell'object storage non ci sono file e cartelle, ma solo un ammasso di oggetti contenenti blob e qualsiasi altro tipo di metadata, meta informazione che noi vogliamo e possiamo aggiungere, perché sui nostri gestori cloud vediamo file e cartelle? E non solo vediamo file e cartelle, ma possiamo anche comporre percorsi. Sì, perché ovviamente non vi avevo detto, ma a me mi sembrava ovvio, se non abbiamo file e cartelle non abbiamo manco percorsi. Io stesso, quando ho fatto per questo canale il mio programma di sincronizzazione di file cloud basato su ArcClone, che è fatto in questo video qua, vi facevo vedere i percorsi, i file, directory. Ma se non ci sono le directory nel caso di cloud storage, com'è possibile tutto ciò? Il fatto è che noi utenti siamo affezionati a questo genere di robe e sono stati sviluppati dei sistemi di astrazione che riescono a simulare questo genere di rappresentazione. Dietro di quindi abbiamo un object storage con tutti gli oggetti smarmellati e messi là. Ma siamo noi a vedere file e cartelle perché siamo abituati, perché c'è un sistema che ci fa questa rappresentazione. E il sistema più famoso di astrazione di object storage è quello di Amazon, chiamato S3, che permette di astrarre tutto e noi vediamo file e cartelle. Inoltre emula la creazione di percorsi, così noi possiamo cercare i file come se fossero dei percorsi, ed espone tutto mediante delle API di tipo RESTful, di cui ne avevo già parlato in quest'altro video. Per questo motivo possiamo anche montare object storage come se fossero dei file system all'interno del nostro computer, ma potrebbe non funzionare bene. In conclusione,
quali sono i casi d'uso per ciascuno di questi. Ora qua io faccio la sintesi delle sintesi. Se vogliamo condividere file con diversi computer, workstation o macchine virtuali, mantenendo tutti i vantaggi di un file system, come per esempio il lock sui file, che non permette a due programmi di scrivere contemporaneamente sullo stesso file, allora NAS, quindi un file storage, potrebbe far per voi. Tuttavia, scalabilità ed efficienza sono molto ridotte. Se il NAS si riempie, ne deve prendere uno nuovo. E l'efficienza del NAS è data dal fatto che la velocità di accesso ai dati, qui in questo caso ai file, dipende dalla rete locale in cui si trova. Se avete un server, una macchina virtuale o addirittura una rete di server, macchine virtuali, a cui serve moltissimo spazio in maniera molto efficiente, allora il block storage fa per voi. Prendi diversi dischi fisici e li virtualizzi attraverso la rete come se fosse un unico enorme disco. È anch'esso poco scalabile, anche se secondo me è già uno step migliore rispetto ai NAS, ma come vi dicevo, tutta questa infrastruttura costa tanto. Per tutto il resto, object storage, espandibile, facile da utilizzare, un po' inefficiente rispetto agli altri perché per quanto riguarda la velocità di accesso, ci abbiamo internet nel mezzo, RESTful, tutte queste cose qua. Per esempio, io lo utilizzo per backuppare tutto quello che ha a che fare con questo canale, ma è anche molto utile quando si ha a che fare in ambito Internet of Things, su cui magari, chissà, ci farò un video. Ora che ho terminato il mio spiegone, vi posso mostrare questa immagine presa direttamente dal sito di Amazon. File storage, due declinazioni principali, NFS o SMB, con dei server annessi. Il block storage crea una SAN, ovvero una storage area network, e infine, mediante API RESTful, abbiamo object storage. Benissimo pinguini, credo che sia tutto per oggi. Ci sarebbe molto altro da dire, tipo le egress fees, ceph e altri dettagli su cui magari possiamo approfondire in futuro in un altro video. Grazie ancora una volta per essere stati qui con me anche oggi e ci vediamo alla prossima. Ciao Kino!